Amici sportivi e soprattutto amici di Manfredonia TV, benvenuti a questo quinto appuntamento con Il Punto, la rubrica sportiva a 360 gradi che riassume quella che è stata la giornata sportiva di Capitanata. Partendo ovviamente, come al solito, dal calcio a 11, parleremo del Manfredonia Calcio 1932 che ha ottenuto un'importante vittoria in trasferta sul campo del blasonato Grottaglie. Parleremo di calcio a 5, faremo il punto anche sulla Serie D, il campionato nazionale di Serie D, parleremo di basket e di volley. Come al solito partiamo dal calcio a 11, dicevo il Manfredonia Calcio ha ottenuto un'importantissima vittoria in trasferta sul campo difficile del Grottaglie per una rete a 0, rete siglata da Albrizio, questo bomber che sta andando in gol quasi in ogni partita. Complimenti, chapeau, era difficile vincere sul campo del Grottaglie, ci siamo riusciti e quindi continuiamo questa corsa vincente, 9 partite su 9 in campionato, chapeau e complimenti a mister Agnelli che poi sentiremo. Ma prima di entrare nel vivo di questa partita, leggiamo i risultati della nona giornata del campionato regionale di promozione, girone A. Grottaglie Manfredonia 0-1, Donuva Castellaneta 3-2, Noicattaro Capurso 1-0, Norba Conversano Borgorosso Molfetta 2-0, Nuova Spilazzola Rinascita Rutiglianese 5-2, Real City Canosa 1-0, Sporting Apricena Vigo Orbitritto 0-5, Ginosa United Sly 1-4. Per una classifica che vede a pari punti al primo posto a 27 punti in classifica, United Sly e Manfredonia Calcio, quindi a punteggio pieno, Vigo Orbitritto punti 19, Real City 16, Nuova Spinazzola, Noicattaro Calcio, Castellaneta pari punti 14, Nobba Conversano e Borgorosso 12 punti, Ginosa 11, Grottaglie Rinascita Rutiglianese 9, Canosa e Sporting Apricena 8, Donuva 7, Football Club Capurso, fanalino di coda a 0 punti in classifica. Prima di fare una valutazione sulla partita, guardiamoci gli highlights della partita a cura di Antenna Sud. Continua la striscia di vittorie per il Manfredonia, che torna con il bottino pieno dalla lontana trasferta di Grottaglie. A decidere la partita è un gol di Albrizio, che da centro aria è abile a sfruttare l'assist della destra. Poche emozioni nei restanti 90 minuti, con un Grottaglie reduce dall'arrivo in settimana del neo allenatore Paradisi, che avrà da lavorare per raggiungere l'obiettivo salvezza, che resta comunque alla portata dei tarantini. Sono proprio i padroni di casa a regalare il primo brivido della partita con un calcio di punizione di Lotito al 10° minuto che accarezza la porta difesa da Morgillo. Padroni di casa in rete al minuto 19, ma il primo assistente nega la gioia a Margarito, pescato in posizione di fuorigioco. Un Manfredonia stanco e riconoscibile trova però la rete decisiva al 33esimo, che al termine dei 90 minuti risulterà decisiva. La prima frizione si conclude con qualche idea da entrambe le parti, ma con poche soluzioni decisive. Il copione nella ripresa non cambia, i padroni di casa, che risentono dei 4 indisponibili, sono poco concreti in avanti. Gli ospiti dall'altra parte fanno ben poco per chiudere il match. Al 10° ci prova Trotta, ma la sua conclusione colpisce la traversa, che nega la gioia del 13° gol per l'ex Barletta. Il resto dei minuti è davvero poca roba da segnalare in cronaca. Nel primo dei 5 minuti di recupero gli ospiti hanno la possibilità di raddoppiare dal dischetto per un fallo ai danni di Perez. Dagli 11 metri si presenta la voragine che manda fuori la sfera. Il rigore sbagliato accende l'energia dei padroni di casa che provano ad acciuffare il pareggio nel finale senza però riuscirci. Benissimo, eloquenti gli highlights di Antenna Sud. È stata una partita certamente difficile quella che il Manfredonia Calcio ha disputato sul campo del Grottaglie, il blasonato Grottaglie che abbiamo incontrato tante volte anche nel campionato nazionale di Serie D, un Grottaglie in piena crisi. Ricordiamo che sulla panchina si è insediato in questa giornata, la nona, mister Paradisi a sostituire De Filippi dimissionario dopo la sconfitta subita contro il Canosa. Non era semplice vincere sul campo del Grottaglie, ma il Manfredonia vi è riuscito con una partita molto ma molto attenta dal punto di vista tecnico e tattico. Soprattutto su un campo difficile il Manfredonia Calcio è abituato a
mettere in pratica un gioco rapido sui terreni sintetici. Invece è la seconda partita che il Manfredonia Calcio gioca sul campi in erba naturale, dove è difficile, anche tenendo conto delle condizioni del campo di ieri, far scivolare il pallone, ma vi è riuscito con una zampata al 33esimo del primo tempo a passare in vantaggio grazie a mister Abrizio, con un assist perfetto di Basta. Quindi un gol che ci consente di vincere la partita, una partita nella quale nei primi 20 minuti vi è stata una supremazia territoriale da parte del Grottaglie, poi è venuto fuori il Manfredonia con quell'azione che ci ha consentito di passare in vantaggio. Nel secondo tempo abbiamo gestito benissimo la partita, anche con l'ingresso in campo di Mastropasqua per dare manforte al centrocampo, Mastropasqua che ha sostituito Grumo sul fronte offensivo, e sul ruolo di Grumo è stato spostato Roberto. Quindi sempre un 4-3-3, ma con un centrocampo più importante, più tonico, più muscoloso. Quindi abbiamo gestito la partita sino al termine del secondo tempo, dove abbiamo usufruito anche di un calcio di rigore che è stato sciupato dalla voragine per atterramento in aria del subentrato Perez. Che dire, complimenti a mister Agnelli, che a dispetto di qualche critica subita in settimana nella partita che il Manfredonia Calcio ha vinto contro lo Sporting Apriscena, contro il Real City, pardon, a dispetto di qualche critica, mister Agnelli le ha vinte tutte le partite quest'anno, 9 su 9 in campionato e anche le 3 in Coppa Puglia. Sentiamo l'intervista che è stata rilasciata da Agnelli al rientro da Grottaglie. Mister Agnelli, si torna dalla trasferta da Grottaglie con un secco 1-0, una vittoria importantissima su un campo difficile. Allora, raccontaci un po' di questa gara. Vabbè, come avevo detto la vigilia, sarebbe stata una gara molto complicata, anche perché dopo il cambio di allenatore la squadra avversaria ha dato qualcosa in più, anche perché erano in contestazione i tifosi, quindi voleva dimostrare di sudare la maglia partita dopo partita. Noi però dal canto nostro abbiamo preso le contromisure e abbiamo portato il risultato a casa. Abbiamo sprecato forse qualche occasione in più per poter avere un risultato un po' più rotondo, ma la cosa più importante è aver portato i 3 punti a casa, che è quello che ci più interessa. Ecco mister, io ho assistito alla partita in TV, i primi 20 minuti c'è stata più aggressività da parte loro, il Manfredonia ha sofferto un po' il terreno di gioco in erba naturale? Sì, vabbè, il terreno di gioco era molto complesso da gestire, considera che era molto lento, quindi si andava in difficoltà. Noi abbiamo giocato giovedì la Coppa, domenica la partita, capisci benissimo che le difficoltà erano tante. Ecco, la sostituzione al secondo tempo, Grumo per Mastropasqua? Abbiamo visto che avevamo bisogno di qualcosa in più al centrocampo, abbiamo fatto questa sostituzione, infatti ci ha dato ottime risposte, portando poi esternamente Roberto, che poi è stato sostituito da Perez, che ha procurato anche rigore, quindi perché è stata giustificata la sostituzione, perché abbiamo fatto dei giusti cambi per poter poi essere ancora più padroni della partita, anche perché al secondo tempo non abbiamo mai rischiato nulla. Assolutamente sì, sono d'accordo, ottimo l'impianto difensivo, tante volte in fuorigioco la squadra avversaria. Vabbè, dobbiamo fare complimenti quindi questa volta al reparto difensivo, che per la seconda domenica di fila non subisce gol, sia la difesa che il centrocampo hanno retto bene l'urto degli avversari e siamo ripartiti con ottime ripartenze. Ecco mister, non è dalla voragine sciupare un calcio di rigore nei minuti finali dove c'è stato il ritorno della squadra avversaria? Vabbè, ma i rigori li sbagliano chi ha il coraggio di andarli a tirare. Mimmo aveva la voglia di andarlo a tirare, l'ha sbagliato, capita, l'importante è aver portato 3 punti a casa. Ecco mister, oggi chiaramente lei risponde a quelle critiche che ha ricevuto in settimana, 9 su 9, meglio non si poteva fare. Io conto qualcuno in più, perché anche in Coppa ne abbiamo vinte 3 su 3 se non vado errato, quindi qualcosina in più l'abbiamo fatto, quindi 9 su 9 in campionato, altre 3 su 3 in Coppa, penso che meglio di così non possiamo fare, quindi penso che i ragazzi vanno applauditi ed elogiati domenica dopo domenica. Lo Slai ha vinto in trasferta 2-0, quindi continua la corsa a 2 tra Slai e Manfredonia Calcio. Vabbè, questa cosa la sapevamo, noi cercheremo di crescere e di affrontare poi la partita dell'8 dicembre nel miglior modo possibile, cerchiamo di arrivare lì a pari punti con loro, poi vedremo quella partita come andrà. Grazie mister. Grazie a te. Abbiamo sentito mister Agnelli al rientro da Grottaglie, eloquenti sono state le sue parole, era difficile vincere sul campo del Grottaglie dopo le note vicissitudini societarie, ma il Manfredonia vi è riuscito con ampio merito.
quindi non mi, condivido in pieno la disamina che è stata testé effettuata da mister Agnelli, un mister a cui bisogna dare tutta la fiducia di questo mondo, poiché è un tecnico vincente, almeno fino adesso lo ha dimostrato. È chiaro che il Manfrotinia Calcio dovrà disputare la partita, un'importantissima partita, l'8 di dicembre contro lo United Sly, e lì ci misureremo con la squadra che attualmente è a pari punti con il Manfrotinia Calcio in primo posto in classifica. Però c'è tempo per preparare questa gara. La prossima gara che il Manfrotinia Calcio affronterà domenica è in casa allo stadio Miramare alle ore 17 con il Donuva Calcio, mentre lo Sly affronterà la, in casa la Nuova Spinazzola. Passiamo a parlare adesso del campionato di Serie D. Il Foggia Calcio ha vinto in casa per 1-0 contro il Grumentum, una partita che ha gestito dal primo all'ultimo minuto, grandi occasioni da parte del Foggia, soltanto una poi finalizzata da parte di Staiano. E questo Foggia che continua a vincere, sesta vittoria in campionato e quota 21 punti in classifica, soltanto ad una lunghezza dal Bitonto, che occupa la prima posizione di classifica nel campionato di Serie D, girone H. Mentre non è andata bene al Cerignola, che ha subito una sconfitta per 2-1 contro l'Altamura. Una sconfitta che diciamo a Cerignola non si prevedeva, anche alla luce del fatto che Cerignola ha allestito quest'anno con un organico importantissimo, con degli attaccanti che hanno militato in categorie superiori. Evidentemente c'è qualcosa che non quadra per il verso giusto, tantissime le critiche sui social, in particolare sulla pagina dell'Audace Cerignola. In tanti mettono in dubbio la guida tecnica affidata a mister Potenza e anche diciamo la gestione da parte del direttore sportivo, però il Cerignola ha gli strumenti per potersi rialzare. Certo, sono tanti i punti di distanza dalla prima in classifica, ben 11 punti, perché il Cerignola è a 11 punti dalla vetta. Vedremo che cosa succederà nel proseguo di questo campionato. Passiamo a parlare invece del calcio a 5. La Sim Manfrotinia Calcio a 5 purtroppo è incappata nell'ennesima sconfitta in trasferta contro la Futsal Polistena per 4-2, un primo tempo molto equilibrato tra le due squadre. Abbiamo avuto delle evidenti occasioni per passare in gol, purtroppo abbiamo subito il gol di svantaggio da parte della Futsal Polistena. Siamo riusciti nel secondo tempo ad accorciare le distanze, addirittura siamo riusciti ad ottenere anche un 2-2 con un calcio di rigore poi eseguito da Buzbusi, e siamo riusciti anche a segnare un gol con Saverio Latorre. Poi nella parte finale della gara il Futsal Polistena ha inserito il quinto di movimento ed è riuscito a passare in vantaggio per 3-2. Anche mister Monsignore ha inserito il quinto di movimento per cercare di accorciare le distanze, però abbiamo subito il gol del 4-2, che è significata sconfitta per la Sim Manfrotinia Calcio a 5. Una squadra che produce tanto gioco, tante buone giocate, ma non riesce a finalizzare tutto ciò che viene prodotto durante la gara. Occorrerebbe a questa squadra un terminale offensivo importante che riesca a segnare tanti gol, perché è così che poi si vincono le partite. Lo abbiamo visto anche in casa, produciamo tantissimo e raccogliamo meno di quello che riusciamo a creare. Con grande intensità e anche la bravura di mister Monsignori e dei suoi calcettisti, non riusciamo a raccogliere quello che in effetti dovremmo raccogliere. Sentiamo l'intervista che ci è stata rilasciata da Saverio Latorre al rientro dalla trasferta di Reggio Calabria. Allora, Saverio Latorre al rientro da questa trasferta da Reggio Calabria contro il Futsal Polistena, purtroppo una sconfitta in trasferta, la seconda consecutiva, anzi la terza con quella di Coppa della Divisione. Raccontaci un po' di questa partita. È stata una partita, diciamo, su un campo caldo e molto difficile, però penso che sicuramente sono convinto che abbiamo fatto una buona prestazione, anche perché comunque su un campo così piccolino abbiamo concesso veramente poco ripartenze, pochi tiri in porta, anche perché comunque i gol degli avversari sono stati uno sul calcio di rigore, il secondo gol, anche se non ho rivisto le immagini, credo che era un metro fuori dalla linea di porta, quindi
penso che abbiamo fatto veramente una buona partita, perché su un campo così, così piccolo, così caldo, concedere positivi è veramente difficile. Dobbiamo, come sempre, penso solamente essere un po' più concreti sotto porta e finalizzare un po' di più. Penso sia quella l'unica cosa che un po' ci è mancata. Ecco, difatti eravamo riusciti a raggiungere anche il pareggio, poi loro hanno inserito il quinto di movimento, sono riusciti a passare in vantaggio, anche noi col quinto di movimento purtroppo abbiamo subito il quarto gol. La differenza l'hai detta, forse siamo poco cinici sotto porta, dovremmo concretizzare di più le azioni che riusciamo a produrre. Sì, sì, sicuramente, anche perché abbiamo creato tanto, normale in un campo così piccolo, però comunque abbiamo creato veramente tanto, abbiamo sbagliato qualche gol che comunque diciamo era abbastanza facile da finalizzare, se così possiamo dire, a differenza loro che secondo me credo abbiano creato un po' meno rispetto a noi. Sullo stesso portiere in movimento loro alla prima occasione fanno gol su una palla forte in mezzo, rimane lì e fanno gol, cosa che invece a noi comunque abbiamo fatto una giusta rotazione per arrivare a finalizzare, a prendere, se non mi sbaglio, un palo, comunque di non riuscire a mettere in porta la palla. Quindi sì, penso sia quello il nostro problema, se così lo vogliamo chiamare. Ci manca qualcosa in fase di finalizzazione. Per il resto abbiamo fatto veramente una buonissima partita. Sì. Ci potrebbe mancare anche un calciatore in fase di finalizzazione. Purtroppo Martin Persek ci avrebbe fatto molto comodo. Sì, sì, sicuramente ci manca un terminale offensivo, hai detto sicuramente bene. Però comunque anche noi con un po' più di cattiveria, un po' più di agonismo, magari possiamo riuscire a mettere più palle in porta anche noi, anche se ci manca diciamo questo finalizzatore. Però ripeto, abbiamo fatto una buona partita, lavoreremo sugli errori che abbiamo fatto e andremo avanti così, sperando che ci ritorni diciamo, tutto quello che per adesso ci sta andando distorto. Grazie. Eloquenti le parole di Saverio Latorre al rientro dalla delicata trasferta della Futsal Polistena in quel di Reggio Calabria. Bene, questa squadra, la SIM, produce tantissimo gioco, tantissime occasioni, ma non riesce a finalizzare tutto ciò che produce. Bene, ha evidenziato la necessità di un terminale offensivo, ce l'avevamo, era Martin Persek che è partito, la società non l'ha potuto tesserare, quindi sarebbe opportuno più che mai che la società acquisista le prestazioni sportive di un forte terminale offensivo, perché tutto il peso dell'attacco non può risolversi o comunque metterlo sulle spalle di Ganzetti o degli altri che certamente vanno a rete, ma è necessario che i gol vengano segnati da chi ha la predisposizione naturale a segnarli, quindi da un forte attaccante di cui la SIM ha attualmente bisogno. SIM che è nella nona posizione in classifica a 7 punti, mentre la prima in classifica è l'Assoporto Melillo a 15 punti. La stagione è ancora lunga, si può rimediare, è importante più che mai che la SIM faccia il risultato anche in trasferta e guarisca da questo mal di trasferta. Facciamo un grosso in bocca al lupo. Passiamo a parlare del basket. La nota lieta è la seconda vittoria consecutiva in campionato della SSD Angel Basket, che ha battuto per 84-81 il CUS Ionico Taranto al Palascaloria, di fronte a un palazzetto gremito di sostenitori che amano la SSD Angel. Una vittoria importantissima dopo un inizio di campionato purtroppo in sordina, con 3 partite, 3 sconfitte. La SSD Angel si riscatta benissimo dopo l'importante vittoria in trasferta contro il Sunshine Vieste, battendo una delle squadre più accreditate alla vittoria finale del campionato, questo CUS Ionico Taranto. Benissimo, è stata una partita spettacolare con tante triple, si sono messi in evidenza i Cecchini, Kralic, Vorzillo e Kingsley, con la sapiente ed importante regia del nostro capitano Umberto Gramazio. Bene, è arrivato il momento per la SSD Angel di mostrare tutto il proprio valore, che sino alle prime partite di campionato non vi era stata la possibilità di estrinsecare. Con questa importante vittoria in trasferta la settimana scorsa a Vieste e con la vittoria attuale al Palascaloria contro il Taranto, la SSD Angel può raccontare la propria storia e quindi dimostrare il proprio valore, la propria forza,
già da sabato che affronterà in trasferta il Mola. Quindi tanti complimenti alla squadra, e che abbia un futuro certamente roseo e che si piazzi certamente tra le prime posizioni in classifica. Per terminare il volley, quindi, che milita Manfredonia, la squadra del coach Rinaldi milita nel campionato di Serie D, la volley Manfredonia maschile ovviamente ha battuto per 3-7-0 la Fincons Bari in trasferta, quindi chi ben inizia è a metà dell'opera. Facciamo veramente tanti auguri a questa squadra che possa, come l'anno scorso, vincere il suo campionato. Siamo alle battute finali, ricordiamo che è stata una bella giornata di sport per Manfredonia, fatta eccezione per la Sim, ma siamo certi che potrà già riscattarsi sabato prossimo al Palas Caloria. E che dire, io vi saluto tutti e vi ringrazio per aver assistito a questa diretta. Un saluto da Antonio Cassiotta e da Manfredonia TV.